Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro settimanale di approfondimento di attualità Controluce. Questa sera torniamo in montagna, a me piace spesso parlare delle nostre montagne. E parliamo nel caso specifico di Valle Castellana, un paese che ha sempre fatto sentire la sua voce in maniera forte, perché si è sentita spesso abbandonata dalle istituzioni, dalla regione, dalla provincia, soprattutto in tema di viabilità, per dirne una, ma non solo per la viabilità, tant'è che a Valle Castellana è nato un comitato che ha promosso un referendum, e il referendum popolare, ovviamente lo saprete, spero lo saprete, perché se non ci interessiamo neanche del fatto che Valle Castellana voglia andare nelle Marche, insomma, è un po' grave. Sembra che al momento non interessi né alla regione né alla provincia, perché non ho sentito tante dichiarazioni. Comunque, c'è il referendum popolare per il distacco del comune di Valle Castellana dalla regione Abruzzo e la sua aggregazione alla regione Marche, e si voterà il prossimo 8 marzo. Allora, oggi abbiamo qui gli ospiti precisi, secondo me, per parlare di questo argomento. Ve li presento subito, a cominciare dalla mia sinistra, dove troviamo Italo De Remigis, che è il portavoce delle frazioni dell'Alto Salinello di Valle Castellana. Buonasera, Buonasera. buonasera De Remigis. E poi, vicino a De Remigis, c'è il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo. Buonasera sindaco Buonasera a voi. e benvenuto. Il benvenuto va anche agli altri amici di Valle Castellana. Biagio Caponi è il presidente del comitato per il referendum Valle Castellana nelle Marche. Buonasera e Buonasera a voi. benvenuto. Il benvenuto va Buonasera. anche a Giulio Giovannini, che è consigliere comunale di Valle Castellana con delega proprio al referendum. Referendum. Buonasera. Insomma, per capirci, Italo De Remigis, che rappresenta le frazioni dell'Alto Salinello, non vuole l'annessione alle Marche, mentre Giovannini e ovviamente Biagio Caponi, che ha promosso col suo comitato, ha promosso questo referendum, sono favorevoli al passaggio alle Marche. Poi capiremo anche se il sindaco è favorevole o meno. Anzi, partiamo istituzionalmente proprio con il primo intervento, quello di Camillo D'Angelo. Il referendum, tanto voluto e messo anche nel programma, nel suo programma, si farà l'8 marzo. E intanto è un risultato, come dire, giusto, perché era stato inserito nel programma e perché si dà la possibilità ai cittadini di votare. Intanto è un risultato di coerenza politica, perché la lista che è nata col nome Montagne Futuro, nata dall'aggregazione di più soggetti, ha deciso durante la stesura del programma in campagna elettorale di inserire l'indizione del referendum per il passaggio e l'annessione con le Marche. Questo per quale motivo? Per dare voce alle oltre 400 firme raccolte nel 2012-2013 per chiedere questo referendum, alle quali nessuna amministrazione precedente aveva dato voce, e noi come massima espressione di democrazia abbiamo inserito proprio nel programma elettorale l'indizione della consultazione referendaria. E con questo abbiamo dato seguito, senza far ripetere la raccolta delle firme, votando all'unanimità la richiesta al Consiglio dei Ministri per esercitare quindi questo esercizio di democrazia, scusate il Sì. bisticcio, e indire quindi il referendum. Nella stessa, in un Consiglio precedente avevamo dato mandato al consigliere Giulio Giovannini di rappresentare e di muoversi a nome dell'amministrazione comunale affinché queste operazioni potessero andare a buon fine. Quindi questo è stato il primo risultato tra tutti quegli altri che abbiamo portata a termine. Ad oggi, a solo 2 anni e mezzo dall'elezione, abbiamo quasi completato il 70% del programma, quindi questo la dice lunga su quanto questa amministrazione sia stata Poi, sindaco, di questo veloce. magari ne parleremo, perché io voglio anche Senz'altro. fare, come dire, il punto della situazione sull'attività amministrativa del Comune di Valle Castellana, sui problemi che affrontate, al di là adesso non dei cattivi servizi e delle ragioni che credo siano dietro alla richiesta del referendum. Però ripartiamo da qui, proprio con il presidente del Comitato per il Referendum Valle Castellana nelle Marche. Perché avete voluto con forza questo referendum? Perché volete andare, Allora, intanto no, nella regione Marche? volevo ringraziare per lo spazio che Prego. ci avete concesso. E le ragioni nascono, diciamo, già nel passato. Ci sono state 3 delibere comunali nel Comune di Valle Castellana nel 1891, nel 1948 e nel 1965, dove si andava a discutere e a presentare il problema e il fatto che la maggioranza del territorio del Comune di Valle Castellana riversa sia economicamente che culturalmente, che diciamo anche da un punto di vista giuridico, nell'amministrazione, diciamo, del Piceno e nelle Sì. Marche. Questo perché è una vallata, c'è cioè Per la la vallata. vicinanza, no? Anche Esatto, di la Valle vicinanza proprio di Valle geografica è Castellana il primo capoluogo, diciamo. La vicinanza Sì. geografica è il primo dei
dei motivi per cui il capoluogo stesso, Valle Castellana, dista 18 km da Ascoli Piceno e ne dista 40 verso Teramo, passando per strade, diciamo, che conosciamo, purtroppo, che conosciamo, che passano per la montagna. Quindi diciamo che tutta la maggioranza della popolazione di Valle Castellana comunque ha o per motivi... Quindi questi, questi sentimenti o questa voglia di andare di là c'era già addirittura alla fine dell'Ottocento? Questo sì, cioè poi erano dei liberi, non si è mai arrivati al punto a cui siamo arrivati adesso, che già lo voglio dire che è un risultato storico, perché raggiungere appunto il referendum non è stato facile. Si voterà l'8 marzo, l'8 marzo il prossimo si voterà. 8 marzo. E non è stato facile, e a maggiore motivazione di quello che, cioè di quello che abbiamo portato, la commissione che ha discusso a livello di Cassazione la proposta di referendum, non c'è stato nessuno contrario all'indizione del referendum, quindi vuol dire che c'erano delle motivazioni che noi crediamo valide. E una delle motivazioni più sentite è sicuramente quello della sanità. Io lo ripeto sempre, perché quella è proprio la prima più sentita, proprio perché per esempio quando si chiama un'ambulanza, un 118, l'ambulanza parte da Teramo, perché purtroppo cioè, le ASL sono a sì, gestione regionale, e quindi un'ambulanza può anche poter metterci 40-50 minuti ad arrivare. Certo, in quel caso, prima lo dicevamo prima dell'inizio della trasmissione con Giovannini, che mi sembrava già una buona proposta, no? Basterebbe accordarsi tra ASL e magari far partire l'ambulanza da Ascoli invece che da Teramo. Esatto. Senza dover cambiare, voglio dire, però noi, senza dover entrare nella regione Marche, insomma. C'è stata anche una delibera comunale. Però anche quello vi è stato negato, però evidentemente. Non c'è stata nessuna presa di posizione da parte della... della regione Abruzzo o comunque, e quindi, della ASL. Purtroppo ad oggi questo è quello che viviamo in effetti, tutti i giorni. Io lo dico spesso, no, che bisogna avere il diritto alla salute uguale in tutte le zone del nostro paese Italia, della nostra provincia. In effetti non è così, perché chi abita in un paese, non dico chi ha scelto di abitare da solo in una villetta isolata sotto al Gran Sasso, ma chi sta a Valle Castellana non ce l'ha esattamente uguali. Perché se io abito sotto l'ospedale a Teramo sono avvantaggiato. Oltre al fatto che in quei momenti i minuti sono fondamentali, perché certo, 10-15 minuti di differenza possono fare la differenza tra vita o morte, oltre che una volta che poi una persona viene ricoverata all'ospedale di Teramo, per la buona parte della popolazione è anche difficoltoso portare assistenza al caro che è stato ricoverato, perché deve comunque affrontare molti più chilometri rispetto a quelli che dovrebbe affrontare nel caso in cui fosse ricoverato. Allora, facciamo una sorta di ping pong prima di andare a Giovannini. Abbiamo già sentito un po' di ragioni per, come dire, sostenere il referendum e passare alle Marche. Sentiamo invece, perché la comunità un po' si è spaccata, perché appunto le frazioni dell'Alto Salinello, e le ricordiamo, oltre a Macchia da Sole che ci abbiamo, Macchia da Borea e Piano Maggiore, Leofara pure, anche Leofara. Oh, rappresentate appunto da Italo De Remigis, invece non vogliono cambiare né provincia né regione, e addirittura hanno chiesto una sorta di asilo a Campli o a Civitella, vero? Se ricordo bene. Io ho sentito il sindaco di Campli oggi, ha detto siamo pronti ad ospitarli nel caso. Ribalto, allora, perché ribalto, voi dite di no? Perché adesso ribalto la sua situazione. Se un'ambulanza deve venire da Teramo, è chiaro, come dice lui, ci mette più tempo. Se, ribattando il suo discorso, l'ambulanza dovesse venire da Ascoli, per Macchia da Sole, siamo, quindi i problemi sono ovvi e sono tanti da risolvere. Noi naturalmente, la nostra zona è Teramo, i nostri stanno così Campi, come loro Civitella, hanno interessi naturali verso Ascoli. Sì, noi praticamente sono due vallate, la valle del Salinello e la valle del Castellano. Perché come Valle Castellana è molto vasto. È uno dei più grandi d'Italia, secondo se non sbaglio dopo i capoluoghi di provincia. Però quello che mi rammarica, che come dicevi tu in apertura anche prima, è che rompere un comune, sfasciare un comune che è dal 1300 che esiste, tutte le combinazioni, tutte le conoscenze, mi sembra una cosa poco. Cioè la gente non è come dicono magari, la maggior parte della gente vuole andare alla scuola. Ma perché la maggior parte della gente abita più nel versante teramano? No.
più a Valle Castellana, però c'è la Vallata della Tevere, ci sta Pietralta, quindi la gente non ha tutta. Vabbè, questo lo dirà il referendum, ovviamente. Poi il problema è questo, è là dove io ho sempre detto e ho sempre pensato che ho fatto anch'io l'amministratore al comune. Ma dove vanno le tar con la regione Abruzzo, con la provincia? Dovevamo andare sotto la regione a far casino. Ma chi è? Nessuno dice nulla adesso. Ma nessuno dice niente, perché mai nessuno, perché mai noi siamo andati a fare casino. Io mi ricordo una volta a Macchiasole è crollato una frana, hanno dovuto fare un ponte, siamo andati tutti in provincia, dopo un mese sono cominciati i lavori. Quindi ci dobbiamo far sentire, siccome Valle Castellana è stata sempre spaccata. Anche io guardo quando ci sono le votazioni, 20 voti, quel partito, 30 quel partito. E allora invece esistono comuni come ad esempio più piccoli dei nostri. E più compatti. Più compatti e hanno avuto presidenti, assessori. Noi, lei dice, hanno più peso politico. Hanno più peso politico, invece no, noi siamo andati subito a guardare, questo che io rinfaccio a loro, siamo andati subito a guardare perché magari 5-10 famiglie a Valle Castellana hanno l'interesse, perché la maggior parte non ce l'hanno, hanno l'interesse perché magari un po' vivono a Ascoli, un po' perché ci stanno, un po' magari è vero pure che sono 18 chilometri, è vero pure che la regione, il parco e la provincia ci hanno abbandonato, ma lottiamo contro di loro, non passiamo, facciamo subito questo referendum. Giovannini ha avuto la delega al referendum, ma mi sembra strano. Giovannini, caro Giovannini, lo dico con tutto il cuore sinceramente, tu ti dovresti dimettere adesso, ti dovresti dimettere, perché lo devi fare non in politica, che tu dici che la politica qui non c'entra, la politica tutto è politica, al giorno d'oggi pure quando mangi è politica, caro Giovanni. Quindi tu ti dovresti dimettere, perché lo dovresti fare come privato cittadino. Tu ti sei avvalso della facoltà di essere un consigliere per fare solo il referendum. Dobbiamo cacciare 7-8 mila euro, quei 7-8 mila euro buttati al vento, beh certo che noi dobbiamo pagare le spese. E poi, naturalmente, un'altra cosa. Secondo me, io te lo ripeto, non perché ce l'abbia con te, tu sei una brava persona, sei una grande persona, però attualmente secondo me ti dovresti dimettere subito. Quindi non per il ruolo che rivesti tu dovresti dimetterti e farlo come privato cittadino. Allora io ti caccio. Allora, diamo la replica a Giulio Giovannini. Intanto replichi subito e poi andiamo alle altre ragioni per il referendum. La replica è okay, certo. Non vedo le motivazioni perché mi dovrei dimettere da questo. Beh, semplice, l'ho detto. Facciamo parlare. Da questo, diciamo, che io. Dal ruolo di consigliere comunale. Dal ruolo di consigliere, perché io, come tutti sanno, io mi sono candidato, e sta scritto su tutti i muri di Valle Castellana, su tutti i documenti, su tutte le mie interviste, che per portare avanti quel progetto. Quel progetto, come ha detto prima bene il presidente del comitato, va avanti dal 1891, 65, 48, eccetera. Poi fu fatto un accordo a firme. Io a quel tempo ero presidente del comitato. Quindi tutta la vecchia amministrazione esposta, e poi tutta l'amministrazione, diciamo, sindaco esposto, non ha avuto il coraggio di andare avanti questo progetto. No, progetto mio, Giovannini. Questo non deve avere un colore politico o personale. Non deve essere contro uno o contro l'altro. Quindi è una cosa, se vince il popolo, e se perde il popolo. È una scelta loro, è democrazia, fa parte della Costituzione. Non è che non andiamo contro le leggi. Come ha detto il presidente prima del comitato, il dottor Biagio Caponi, ha detto, le nostre richieste sono state a Roma. Una commissione di 15 persone ha valutato la nostra documentazione. Tutti quanti hanno detto, Tutti, e ci sono le motivazioni. Soprattutto, come abbiamo detto pure prima, noi come consiglio comunale, non dice come dire De Remigis, che lui ha fatto il consigliere, come assessore, non lo so. Mai fatto assessore. Non serve fare assessore, il consigliere, il sindaco, amare il paese, perché io amo il paese, ci vivo, ci ho investito, io Giovanni di Giulio. Io mi dimetto, lo metto, è una mia scelta, diciamo, decido io quello che devo fare. Però domani, dopodomani, lo dico io. Il popolo mi ha votato e porta avanti quel progetto. Punto. Io porto avanti il progetto. Se io non l'avessi fatto quel progetto, portato avanti quel progetto. Lei si è candidato perché voleva portare avanti proprio quel progetto. Quel progetto, come altre cose, non è che faccio solo quello. Il sindaco, ma la delega che li porta avanti, cioè, non è che possiamo fare tutto di tutto.
Se facciamo tutto di tutto, allora Giorgio, non serve più le deleghe. Pensate, come ho la delega al Codugio, credo che il sindaco sia soddisfatto di questa mia delega. Il Codugio Nuovo è riuscito a portare avanti, riportare tutta la provincia di Teramo al Codugio. Da quando è che è andato via? Cambli. Però le quote sono sempre marchigiane, è maggioranza. Perché? Perché l'Abruzzo non crede a Valle Castellana? Perché la nostra delibera di 118 di consiglio solo noi l'abbiamo fatto come gruppo col sindaco, cioè, sindaco a 118 noi abbiamo fatto una delibera di consiglio, abbiamo chiesto alla regione Abruzzo di fare una convenzione con la Via Marche per la sanità. Ah, ecco, quello che mi diceva prima. Perché io, Giovanni di Giulio, per prendere una medicina che deve andare dall'ospedale di Teramo, non posso andare all'ospedale di Ascoli? Basterebbe, lei dice, una convenzione. Io aprì sto processo con la delega del sindaco e tutta la gruppo di maggioranza, non solo il sindaco, tutto il gruppo di maggioranza. Tu, Giovanni, tu vai. Io ho avuto a fare accordi, andare in regione e vedere cosa pensa di Valle Castellana, perché se Valle Castellana, a me la Marca mi avesse detto noi Valle Castellana non la vogliamo, lasciamo perdere, andiamo via. Io ho chiesto, ma la regione Abruzzo ha fatto mai una richiesta con voi? No. Io qua alle Marche non è arrivata nessuna richiesta della regione Abruzzo per mettere su un tavolo per discutere questo problema di Valle Castellana. Quindi, come abbiamo detto prima, come mai non c'è la regione, la provincia? Ma non è perché adesso la provincia ha meglio da 3-4 milioni di euro aggiustare la strada, non è quello che è il problema è più di fondo, non è la strada. Ma quello si dovrebbe fare a prescindere, voglio dire. No. Quindi diciamo, adesso arriva Buonaventura, scrive di Buonaventura che scrive o su YouTube, dice la montagna di San Giacomo non la facciamo gestire agli ascolari. Ma fino adesso dove siete stati, abruzzesi? Mm-hmm. Dove siete stati? Io non è che ho lottato per il Codugio per far rivivere quella montagna dentro al Codugio, con l'istituzione. E non bisogna mischiare il Codugio col referendum. Il Codugio non ha colore politico. Il referendum non ha colore politico, ognuno ha la sua strada. Anche se è un atto politico forte. Fa rientrare la provincia di Teramo, ha deliberato l'ultimo, il 31 a notte. Perché non credo a Valle Castellana? Io ho avuto tante riunioni dove hanno detto tutti i politici abruzzesi hanno detto quando io devo spendere un euro a montagna di Valle Castellana, la spendo al Gran Sasso. Questo dice tutto. Non so questo chi l'ha potuto dire, ma... Lo so, dico io. Qualcuno che mi dice il contrario. Sindaco, allora, qui sentiamo ovviamente posizioni divergenti, no? Contrastanti. Intanto la sua. Sì, aveva nel... Ah, intanto leggiamo questo messaggio. Macchia da sole, macchia da borea, Leofara, Piano Maggiore, Valle Inquina e tante altre frazioni non vogliono passare ad Ascoli. Ci aggreghiamo con Campli, quindi deve essere ovviamente... Un vostro concittadino, però delle frazioni, esatto. Sindaco, lei come si pone? Intanto faccio una grande lettura delle criticità del territorio, perché Benissimo. Si evince la grandezza del territorio che consta di 47 frazioni e 131 km quadrati, per fare una proporzione Neretone è 7-7,5, quindi siamo 20 sì, volte grande, questo bene. Territorio, chiaramente si... Capisce subito. Oh, io le frazioni dico subito, sono... Già che parliamo di questo grande territorio, ma ve l'ho detto prima, a me piange il cuore veder partire, non perché adesso va nelle Marche e non ci posso andare più in montagna, o alla Morricano, a Pizzo di Moscio, comunque sui Monti della Laga. Però un po' piange il cuore, no? Che un territorio così non è più abruzzese. Io faccio la provocazione, la facevo con i miei amici l'altro giorno, ma voi pensate se il Gran Sasso, no? Lasciasse amministrativamente la regione Abruzzo, la provincia di Teramo e andasse no, verso un'altra regione. È un simbolo identitario, così come per molti, sicuramente quelli teramani di Valle Castellana, quelle montagne sono un simbolo identitario, lo sono anche per voi ovviamente. Chiaramente molti non conoscono Valle Castellana, molti teramani, e questo è vero. Molti cittadini non sanno, Giulio citava il Cotuggi, non sanno che la stazione sciistica di San Giacomo Monte Piselli è la più vicina a Piazza Garibaldi, sì, 31 km contro 43 di Prati di Sicola. Ascoli sta a 10 km. Vabbè, quindi, certo, è più vicina. E questo è il lato a nord-est che del comune di Valle Castellana. Però a me che risulta che per il Cotugio la regione ha dato sempre un finanziamento annuale. La regione per la ha dato nel 2014 400.000 euro con partecipazione con la regione. Lì ha fatto l'impianto nuovo. No, 400.
Io ringrazio. Non erano 400, sono specifico io perché grazie al presidente D'Alfonso che mi ascoltò per quella richiesta perché gli impianti rischiavano di chiudere. Non era 400. Mi recai a regione dal presidente D'Alfonso in una settimana, riuscì a chiamare il presidente della regione Marche a farsi compartecipare la spesa di 400.000 euro di cui 200.000 della regione Abruzzo, 200.000 della regione Marche. Ma questo di tutte e due le regioni. Questo perché lo statuto del San Giacomo è nato nel 1965 da chi? Da chi? Dagli Ascolani. La Cassa Risparmio di Asco. Vabbè, lì sopra, giustamente. Cassa Risparmio di Asco, su un territorio che non era suo. Hanno fatto Pizzi. Bene. Adesso lo rivolgono. Hanno fatto bene. Continuiamo con il sindaco. E chiaramente questo territorio che va attraversa Ascoli Piceno, Acqua Santa, Arquata, Accumuli, fino alla Matrice, quindi fino al Lazio, arriva fino al Monte del Lago, un territorio sterminato di una bellezza inaudita. Le Golle del Salinello, che Italo citava, sono in realtà di Valle Castellana, perché solo l'ingresso, il piazzale è di Civitella, il resto è Valle Castellana. Sì. Castel Manfrino ed altri territori bellissimi, bellezze naturalistiche. La Laga è stata censita come una delle dei dieci siti più belli anche da Nature, quindi è un territorio che è indescrivibile. Noi abbiamo avuto molte difficoltà perché la politica comunale è mancata. Da quando la politica comunale è stata più attiva abbiamo ricevuto in questi ultimi due anni 4,3 milioni per i dissesti delle provinciali, 2,5 milioni per intercettare fondi. Che cosa è successo? Quando la politica comunale non chiede, non spinge, non porta le motivazioni agli enti sovracomunali, alla provincia, alla regione, chiaramente, come succede anche nei piccoli comuni, chi non viene in comune di solito non viene servito perché o non fa comodo, perché magari per dimenticanza l'amministrazione non fa caso, non bada a certe richieste. E così non è stato fatto negli anni, mai nessuno si era battuto per far valere i diritti del territorio. Noi siamo riusciti attraverso ANAS a portare questi 4,3 milioni, siamo riusciti a portare gli asfalti e questo la dice lunga su quanto sia stato grande lo stato di abbandono, ma soprattutto la sensazione di abbandono che i cittadini hanno percepito negli anni. E questo ha generato chiaramente... Se l'hanno percepito, c'era. Allora, la situazione di abbandono è palese. Ci sono strade provinciali che sono... Ma definirle vergognose è un eufemismo, diciamo, una banalità. Sono strade che sono non percorribili neanche con i trattori. L'altro ieri mi sentivo con un funzionario della prefettura e mi ha raccontato che era stato per caso a Valle Castellana e si era spaventato di queste strade, diffidando la provincia di intervenire subito. Chiaramente adesso abbiamo chiesto anche celerità alla provincia nello spendere questi soldi, perché nei territori montani tardare di 6 mesi, un anno, 2 anni, crea il grave rischio che lo spopolamento sia irreversibile, come tutte le battaglie che ho fatto poi nei comitati. Per il terremoto, quindi. Esatto, stavo dicendo quello. Nei comitati istituzionali per il sisma, dove partecipano tutti i sindaci, la regione e a volte anche qualche sottosegretario del governo, ho proprio ribadito questo concetto. Sono passati 3 anni, le persone che sono andate via se avranno la loro casa tra altre 2, 3 anni, quindi ne passeranno 6, 7, difficilmente cambieranno quelle abitudini che hanno trovato in altri posti, che siano più belli, che siano più brutti, ma comunque hanno già cambiato la loro realtà. Quindi il tempo oggi nei territori montani è la prima grandezza da non sprecare, quindi dobbiamo stare molto attenti a saper spendere bene i soldi a disposizione e soprattutto senza sprecarli, perché oggi sprecare i fondi è la cosa più grave che c'è, perché ce ne sono pochi. Tutto questo abbiamo sollecitato quindi tutti gli enti sovracomunali e abbiamo ricevuto una risposta. La lettura che do alle loro interpretazioni contrastanti è un po' anche quello Veniamo che dicevo. Veniamo alla sua posizione pure. La mia posizione, per correttezza istituzionale, è come dicemmo, non abbiamo avuto benché minima intenzione di politicizzare e personalizzare il referendum come Renzi ci ha insegnato, perché potremmo spostare, se io dicessi sì o no, i voti da una parte o dall'altra per simpatia o antipatia. Lei mantiene il ruolo istituzionale super partes. Ma è chiara la volontà dell'amministrazione, perché se così non fosse stato il referendum non sarebbe stato votato dalla maggioranza. È normale che... Qui le vediamo un po' di strada nelle immagini. Sì, sono... Non sono la nostra questa. Credo sia dalle parti di Ofara, no? Sì, probabilmente. Vabbè. Sì, è chiaramente la volontà dell'amministrazione. Attendiamo un responso per dare seguito alla volontà democratica dei cittadini. Comunque, è ovvio che la comunità si è spaccata, ma il corpo elettorale, in quanti si voterete a... All'insindicato. Chi lo sa proprio? Sono 1.070 persone, sì. Sono 535 il quorum. Il peso com'è politico, me lo dite? Cioè sono più per il
Il referendum più per andare... Secondo me più per il no. Più per il no. Per noi naturalmente più per il sì. La maggioranza è per il sì. Perché quelli di Valle Castellana sono... Perché diciamo la buona... Cioè, escludendo magari... Quando dico Valle Castellana intendo il capoluogo ovviamente, Valle Castellana... Cioè, anche lui quando faceva riferimento ai chilometri, no? Sì. Cioè noi partiamo sempre dal capoluogo, perché se noi prendiamo delle frazioni stanno a 2 chilometri. Sì. Quindi diciamo, noi abbiamo delle frazioni che per venire a Terra non trova la... deve passare per forza per Ascoli. Cioè, i servizi pubblici non ci sono. E con tutti i servizi nostri, noi abbiamo servizi pubblici con Terme, una corsa solo dal capoluogo che viene a Terme, una mattina alle 6, non so quando parte, arriva e ritorna alle 2. Quindi sul ragazzo... Solo quella. Però Ascoli abbiamo più corse, certo, è più vicino. Più servizio. E quindi noi conveniamo, per esempio, io ho avuto questi contatti in questi 2 anni con la delega che ho avuto, per Remigio se ho fatto solo quello, per lui a me non mi risulta. Vabbè, no, al di là delle polemiche vostre. No, cioè, qui non facciamo così. Giovanni, no, aspetta, vi posso fermare perché è scaduto il tempo, come lo vedete, quei numeri rossi adesso stanno crescendo e non devono crescere perché stiamo sforando. Ci fermiamo, ripartiamo proprio da lei, Giovannini. Andiamo in pubblicità, abbiamo 2 interruzioni pubblicitarie, facciamo questa poi un'altra. Quindi diamo la linea di nuovo al nostro regista di questa sera che è Gianluca Iezzoni. Pochissima pubblicità, non andate via perché parliamo ancora una volta di questo argomento importante. A tra poco. Eccoci, ripartiamo con il nostro controluce dedicato questa sera a Valle Castellana, al referendum per la sua aggregazione alla regione Marche. Ho tolto la parola per mandare la pubblicità a Giulio Giovannini, consigliere comunale con delega al referendum. Allora. Come dicevamo, no? Noi facciamo come punto di riferimento, partiamo sempre dal capoluogo, quei 20, 18, 40. Ci sono delle frazioni che stanno proprio a 10 km, 3 km da Ascoli, a confini, parlo di confini. Quindi se prendiamo delle frazioni, per esempio prendiamo la parte bassa, diciamo i confini con le Marche, non c'è un servizio che viene a Teramo. Io devo prendere un pullman, andare a Ascoli, appunto ad Ascoli, e poi andare a Teramo per andare un servizio pubblico in ufficio, la ASL. Da Valle Castellana capoluogo non hai un servizio, solo la mattina alle 6, parte alle 6, alle 7, non lo so, poi arriva alle 2, mi sembra alle 3, poi finisce. Poi per i ragazzi che devono andare a scuola, vanno a Ascoli, loro vanno a Ascoli, quindi una volta che vanno a Ascoli si usufruiscono del servizio ascolano come scuola, come cultura, sì, sì. Come svago, cultura, divertimento, tutto quello che porta d'intorno. E quindi un ragazzo si troverà domani ad andare a una scuola ascolana, io parlo del superiore, sì. Dopo l'università uno va dove vuole. Vabbè. Finché Valle Castellana riesce con la volontà dell'amministrazione a tirare aperto una scuola, con tanti sacrifici, con tante spese, per cercare di tenere in piedi una struttura, perché se togliamo la scuola pure a Valle Castellana è finita. A Valle Castellana che scuola c'è? Asilo elementare e media. E media, ecco. Proprio al capoluogo. Capoluogo. Sì. Quindi un servizio e costa. Quanti ragazzi frequentano la scuola? 33. In totale sono 33. Vabbè, resiste insomma. Resiste. Anche resiste. La scuola è stato uno dei punti che noi portiamo avanti. Cioè? Il fatto... Per esempio l'altro giorno abbiamo raccolto la testimonianza già solo di una nostra concittadina che si è vista rifiutare per i propri figli delle borse di studio, figli che frequentano le scuole ad Ascoli, una borsa di studio perché residenti in un'altra regione. Purtroppo noi, cioè, non è che si va a scuola, tutti abbiamo fatto le scuole ad Ascoli perché... Chi vive a Valle Castellana è come chi vive magari a Leofara va a scuola a Terra. Perché cioè. È la scuola più vicina e quindi, cioè, nemmeno... proprio pochi giorni fa ho ricevuto questa testimonianza di cui dice noi non abbiamo potuto usufruire di questa borsa di studio perché residenti in un'altra regione. E inoltre sulla scuola di Valle Castellana crediamo che il passaggio nella regione Marche possa contribuire a mantenere questo presidio che è fondamentale per la rimanenza delle persone nel nostro territorio, perché
una maestra, un insegnante che si trova costretta a partire da Teramo, cioè che parte da Teramo. Abbiamo avuto anche una testimonianza in un libro di una insegnante che si lamentava del fatto che doveva partire e fare tutta la montagna per venire su. Magari se la scuola entrasse in un comprensorio ascolano, un insegnante che deve fare 18 km è ben più volentieri, magari riesce a sostenere la nostra scuola. E quindi anche questo è anche uno dei nostri punti su cui crediamo che il passaggio ci possa dare una mano. Oltre il punto è, come dice però Italo De Remigis, poi saranno sfavoriti loro che stanno sul versante teramano. Quello è quello che noi lo capiamo, perché è quello che noi viviamo ogni giorno. Certo. Lo viviamo ogni giorno, e però la maggioranza del comune è più vicina ad Ascoli. Per questo, cioè, voi siete convinti che la maggioranza del comune possa votare sì al referendum. Sì. E in più, anche parlando di borse, se vogliamo dire anche delle borse di lavoro, cioè ci sono alcuni fondi che sono regionali, e per esempio a borse accompagno al lavoro, se noi dovessimo rispondere, risponderebbe una regione Abruzzo e dovremmo andare magari a lavorare nel teramano con un grosso dispendio per il trasporto. Mentre se fossimo una regione Marche potremmo trovare degli sbocchi nella vallata a noi più vicina, la vallata del Tronto. Però se così fosse, no, per qualunque paese posto ai confini di una regione, perché più vicino, non lo so, Bisenti, qualche volta l'hanno pure ventilato, però allora, sì. Bisenti dovrebbe passare con Pescara, che comunque non sarebbe cambiare regione, sarebbe cambiare il provincia. Nostro problema è proprio la cambiare proprio regione. E il nostro problema però sta proprio nel fatto che siamo in due, cioè al confine tra due regioni. Agli abruzzesi un po' ci rimangono male, diciamo. Se ne vanno proprio. Allora, a parte il fatto che io non ne voglio fare una questione, ma no, di Abruzzo, vabbè. Marche, perché cioè, ormai dovremmo pensare ad essere cittadini europei, siamo italiani, quindi questa cosa di Abruzzo e Marche anche dal punto di vista culturale. Quello che va più di moda politicamente negli ultimi tempi. Sì, no, però prima gli italiani, potrebbe essere prima i Valle Castellani. Cioè. Non ne voglio fare una questione in questo senso, anche da un punto di vista culturale noi siamo a come confine. Si chiama uno di Valle Castellani? Valle Castellanese. Sì. Quindi, però prima i Valle Castellanese. Anche da un punto di vista culturale abbiamo un miscuglio, perché per esempio noi facciamo le olive alla scolana e le crispe alle imbosse, certo. Quindi siamo, non ne faccio una questione identitaria tanto, ma una questione più che altro di miglioramento della vita, dei servizi, fondamentalmente delle persone che vivono tutti i giorni nel territorio. Una cosa, non ho sentito, appunto l'ho detto in apertura, tante dichiarazioni da parte dei politici regionali e provinciali soprattutto, no? Perché voi in un colpo solo, se vincete voi il referendum, cambiate provincia e regione, e quindi credo che quantomeno debbano dire qualcosa. Che fa? Proprio non ci interessa Valle Castellana, mi rivolgo ai consiglieri regionali e provinciali, al Presidente della Regione. Ma invece con le istituzioni marchigiane avete parlato? No, vi siete confrontati? No. Questa è la delega, ce l'ho io. Con chi ha parlato? Cioè, vi aspettano a braccia aperte o no? Sì. Sì? Io ho parlato col Presidente. Ci credo, con tutto quel popolo di territorio. Col Presidente della Regione, Vicepresidente, con le istituzioni. San Giacomo soprattutto. Con i funzionari, con i comuni di confine, Acqua Santa. Ma sono venuti anche a Valle Castellana a fare sorte di incontri politici. Quando abbiamo fatto il convegno col... Quando nel 2015, 16, non mi ricordo, abbiamo, no, 14 o 15 abbiamo fatto un convegno a Valle Castellana. C'ero pure io, sì. Sono venuti... le istituzioni marchigiane, perché il Ruzzo, tu prendi il Ruzzo per esempio, il Ruzzo è una società che secondo me rispetto al CIP c'è tanto da cacciare il cappello. Il CIP è una società attiva, il Ruzzo ha problemi suoi. Noi abbiamo una regione Marche che abbassa, questo non è che lo dico io, lo dice i giornali, dice tutti, che è una regione migliore della Marche, dell'Abruzzo. La Marche è meglio dell'Abruzzo, quindi. Vabbè, questo lo dice lei, però lo dice i documenti. Se apre i documenti. Quindi diciamo documenti. Caro Giovannini. E questo lo dice i documenti, lo dico io. Parlando così mi fai proprio credere, sto pensando proprio che tu sei proprio già passato con la tua testa. Sì, tu tiri proprio, cioè non te ne importa niente se ci sono altre problematiche, tu ti tiri dritto, vai dritto alla tua strada. La tua strada. Lo sappiamo. L'abbiamo detto quante volte, ci siamo incontrati pure, sì, lì a Macchiasuola. Siccome l'acqua del Salinello va a finire verso Cambli,
e l'acqua del Castellano va fino al Piceno. E quindi voi vi mettete sul Castellano e andate a... Cioè, come va? Io coscienziosamente sono preoccupato a spaccare questo comune, scusa se prego, mi permetto. Prego, posso? Prego. Io sono abbastanza desolato, perché sì, perché i nostri genitori si stanno rigirando nella tomba. Spaccare. Quindi voi, scusi, questa è una specie di famiglia grande che ci conosciamo tutti quanti. Ma quindi, comunque, voi confermate il fatto che se vince il sì all'annessione alle Marche, a Valle Castellana che passa nelle Marche, voi non ci andate. Io non è che non ci andiamo. Come fate? Il referendum e se passa, loro vengono, il comune. Passa al comune. Certo. Noi faremo un contro referendum, cioè un referendum sull'altra Valle del Sainello con tutte le frazioni, dicendo. Mandando questa lettera al ministero, al prefetto, per restare in con l'accordo era... già di Cambri, visto che i comuni piccoli. E voi li lascereste andare? Sì, loro. Non sapete che fare? Sì, si libereranno. No, perché non perché sappiamo quello che vi Ma no, scusa, sì. Scusami. Tra noi e voi c'è stato sempre quell'astio, quella cosa, che adesso no, avete no, ancora, adesso ancora col referendum avete ancora messo ancora di più questa situazione. Ma perché? Perché io non ho mai visto. Perché loro sono più a scuola e voi più a parte lui, a parte Giovannini che viene con la bicicletta, passa la macchina sola, San Vito, per carità. Però quelli di Valle Castellana, se ci devono passare perché magari. Non valicano, no, non vengono. No. Gli siamo stati sempre lo stesso, potrebbe dire lo stesso. Siamo stati sempre no, ma non ne vedo. Noi siamo in un sempre, non è una questione no, di astio, ma non è una questione editoriale, non è una questione, cioè vabbè, ma come parla Giovannini? Non deve essere un personale, come parli tu? Tu parli esclusivamente sei già là. Punto, tu lui parli, ascoli e basta. Ma è normale che io vada. Ma vediamo se c'è una soluzione. Se potremmo vedere se c'è una soluzione. Giovannini Giulio va a votare, vota sì, senza sì, senza male. Ha detto a tutte le parti, tutti i giornali, tutti i quotidiani, su tutti i muri di Valle Castellanza. Vabbè, cioè, io Giovannini... vorrei precisare. Oh, precisiamo. Allora, è bene dire. Dare le colpe a chi di dovere. Quindi le colpe io, per cosa? Le colpe per questa situazione. Diamo allora, le colpe. Io mi rivolgo alla regione Abruzzo, alla provincia di Teramo e al parco, all'ente parco. Queste tre istituzioni sono enti sovraccomunali, certo, a cui noi dobbiamo sottostare. Beh, sinceramente sono passati degli altoatesini per quanto riguarda il parco. Hanno visto Parco Nazionale, sono arrivati lì e sono rimasti sbigottiti. Ma dove sta il parco qua? E qua non c'è il parco. Che parco è questo? State rotte. La provincia, niente. La regione, alla candidatura di D'Alfonso, lui aveva promesso che avrebbe abbassato le tasse ai commercianti della zona montana. Perché mentre sul mare c'è la quantità, milioni, su da noi migliaia, e sarebbe stato giusto abbassare le tasse ai commercianti, sì, perché su il sistema commerciale sta finendo. Perché se no chiudono e scomparisce. Quindi la regione Abruzzo, il parco e la regione e la provincia si devono prendere le loro responsabilità. E questo caso è avvenuto per colpa loro. Quindi dato servizi, magari non sarebbe venuta la voglia. Ma non c'è stato nemmeno una persona. Culturalmente mi sembra che già. Loro, né il presidente, né. A parte il presidente, non so chi è, della regione Abruzzo. Marco Marsini. Vabbè. La provincia, io non ho sentito, come ha detto lei, di dire qualche parola. Ma sì, perché a me è sfuggito. Ma perché questi stanno. Ma come? Oh, significa che effettivamente non hanno interesse a mantenere quel territorio e per cui dopo succedono i casini. Ecco, voglio sentire il sindaco su questa tirata di Italo De Remigis che se la prende con nonno Italo ti seguiamo ma eri a Stelle Beatrice, quella cioè abbiamo dei tifosi, qua ci vorrebbe quasi l'applauso. Grazie. Benissimo, bravi ragazzi. Allora, Italo ha centrato perfettamente. Quello che diciamo noi come amministrazione, il grande problema della politica in generale, che non riguarda solo Valle Castellana, ma riguarda tutto l'entroterra, è che non esistono azioni politiche serie, concrete, vere, a sostegno delle aree interne. È impensabile che un commerciante, immaginiamo un bar, l'esempio più calzante, possa avere non solo tutte quelle tasse, quindi IMSS, tutta la tassazione che è diretta che ha lo Stato, ma soprattutto
quelle incombenze amministrative, cioè andare dai commercialisti e portare la dichiarazione, cioè sono tutte giornate perse e lavoro in più che un piccolo commerciante, più che funzione commerciale, fa una funzione sociale. Noi registriamo perfettamente ogni volta che in un piccolo paese, in un piccolo centro di 20, 30, 50 residenti, un bar chiude, questo paese in un anno, sì, due, sì, muore e sistematicamente. I bar sono gli unici che possono reggere. Sono in gli unici realtà, che possono reggere, attività aggregare, portare, sì, di nuovo all'identità della montagna, perché quello che si è perso è l'identità, l'appartenenza a questi piccoli territori. Muoiono i nonni, muoiono le persone più anziane, certo, che hanno creato l'antico, sì, legame con il territorio. Naturalmente i giovani, i nipoti, coloro che non tornano a salutare i nonni, non vivono questo territorio e non lo sentono più loro, e da qui l'abbandono. Non c'è stato da parte di nessuna politica regionale questa sensibilità a sponsorizzare le aree interne, almeno defiscalizzazione completa per gli esercizi, sì, commerciali più piccoli, perché se dovesse esistere una grande azienda, ma se esistesse una grande azienda lo spopolamento non ci sarebbe, questo è chiaro, sì, quindi defiscalizzazione completa per i piccoli esercizi commerciali, sostegno a tutti coloro che vogliono iniziare attività e sostegno a chi magari fa anche il pendolare. Faccio un inciso: tra le varie iniziative che l'amministrazione, che dal 2017 ho il piacere di comandare, sta mettendo in campo, è anche il salvataggio dell'unico distributore di benzina di Valle Castellana che è in procinto di chiudere. Ma questo perché? Oltre a non avere più un servizio, lo salviamo per quale motivo? Perché riusciamo, in gestione comunale, non dovendo fare profitti, a dare tramite una card ai residenti la benzina al prezzo di costo, quindi a un prezzo ridotto rispetto a qualunque miglior pompa della costa o del territorio più ampio, perché il comune naturalmente non deve fare utili, quindi, certo, al prezzo, certo, che l'acquista un poco più può restituirla. Ma questo è per dare un segnale di due tipi: il primo per mantenere un servizio, secondo perché se un cittadino, un lavoratore fa il pendolare verso Ascoli, verso Teramo, verso qualunque posto, poter risparmiare 700, 800, 1000, 1500 euro l'anno per la benzina significa dargli un motivo in più per rimanere e non voler andare via. Quindi questa è la campagna vera che può essere a sostegno delle aree interne, sì. Il resto, a mio avviso, la viabilità, faccio un esempio che non dovrei fare ma lo voglio fare. Facciamo. I comuni come Chiognaleto, che hanno una viabilità perfetta perché gestita dall'ANAS, sono spopolati, peggio di Valle Castellana. Quindi questo è la chiara, evidente risposta al fatto che la viabilità da sola non basta, è necessaria, sì, perché non si possono avere quella strade. Quella è la base, ce la vuole comunque. Esatto, non si possono avere strade come quelle di Valle Castellana, ma bisogna avere anche tutto il resto. Abbiamo riportato a Valle Castellana, dopo 5 anni di chiusura della banca, lo sportello Bancomat grazie alle Poste Italiane, e quindi questo è un altro servizio in, sì, più, e stiamo tentando di fare una protesta violenta contro l'ente parco, una raccolta firme. Perché? Perché l'ente parco non solo è percepito come un ente di grande ostacolo, ma lo è di fatto ogni volta che si vuole fare una qualunque iniziativa. Facciamo un esempio. Se... Faccio un esempio banale che ci è capitato un anno fa. Dovevamo sostituire le reti sulle piste da sci a San Giacomo per garantire la sicurezza agli sciatori, cioè coloro che percorrono le piste da sci, chiedendo di sostituire le reti da una tipologia non più a norma di 2 metri d'altezza a un'altra di 2,40 m, abbiamo aspettato, nonostante numerosi, ripetuti e continui solleciti, 1 anno e 2 mesi per avere questa autorizzazione, prendendoci tutti i rischi del caso. Ma perché? Perché il parco è non solo assente. Che non era convinto di questo tipo di nuova. Allora, loro non percepivano. Non, no, solo, perché poi hanno dato il nulla osta, ma un nulla osta del genere si dovrebbe dare in una settimana. Ma questo per dare anche un segnale al territorio. Se un cittadino, un pastore, un allevatore deve fare un recinto, solo di autorizzazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche, spende più del recinto stesso. Quindi questo è chiaro, evidente che un allevatore, un piccolo coltivatore deve abbandonare la montagna. Noi abbiamo una legge del parco che intima ai pastori di abbandonare la montagna il 30 ottobre, poi per deroga il 30 novembre, perché a loro avviso questa permanenza delle pecore, che da penso 100.000, 200.000, 500.000 anni stavano in montagna tutto l'anno, improvvisamente oggi, secondo una legge senza alcuna motivazione del parco, dopo il 30 novembre sono dannosi per il territorio. E quindi questi allevatori non possono stare più. Non possono, devono, quest'anno, che l'erba era ancora discreta, perché la stagione è stata, sì, buona, molti allevatori sono venuti cercando da me un sostegno e hanno dovuto abbandonare. Sì, perché ettari. Per il parco, da un certo periodo in poi, sì, il parco chiude, il pascolo, non si sa, la motivazione. Allora, ho chiesto a tecnici, non faccio nomi per questioni di rispetto, magari possiamo anche invitarli in una seconda trasmissione,
ho chiesto motivazioni tecniche che spiegassero questo arcano mistero che nessuno ha capito, non mi hanno saputo rispondere. Quindi questo fa capire che è una norma dettata, non so, forse secondo me qualche copia e incolla di qualche norma di qualche altra regione, qualche altro stato, perché non si comprende per quale motivo i pastori, ma questo è un esempio, ne potrei fare altre mille, devono abbandonare la montagna. Fatemi capire, ma andando nelle Marche poi è tutto un... Come no, dire, il parco abbraccia due regioni, quindi perciò, non cambierebbe nulla. Il parco l'ho ritrovato pure là. Anche le Marche già sta difficoltando. Loro stanno cercando, pure con i contatti che ho avuto io, stanno cercando di togliere il parco. Il parco è uno strumento che serve, democratico, uno strumento che serve per tutelare la montagna, per tutelare il bene. Però non deve essere una negazione, come dice Sino, non deve essere un nemico del popolo, deve essere un amico. Se io ti faccio, se io ti faccio una domanda, una pratica, tu mi devi rispondere. Mi deve rispondere una settimana, un mese, due, no, dopo un anno di pressione, di pressione politica, come ti sento per cambiare una rete perché ti rimbona la legge, non è che tu devi cambiare la legge perché non è più a norma per la sicurezza. Per la legge, cioè, se non parlare con dei tagli, boschi. Sei costretto a chiudere la pista, cioè tu in teoria dovevi chiudere la pista. Quindi siamo stati costretti a mettere la doppia rete, fare dei spazi fluttuanti in modo che se uno va fuori non si. Cioè, creare un disagio al gestore dell'impianto. Allora scusa. Quindi arrivato a questo punto dice che. Tra l'altro gli impianti sono fermi adesso, perché c'è stato il ricorso. Adesso ci sarà il 15 il TAR. Lì la gara è stata vinta da Finori, lo stesso imprenditore che gestisce gli impianti di salita di Prati di Tivo. No, secondo la commissione ha dato a Finori la gestione, però il TAR ha bloccato la situazione, ha bloccato perché c'è la stato sospendiva un adesso è 15 ma gennaio. Perché c'è stato un ricorso? Sì, sì, c'è stato un ricorso è dato una sospendina, adesso speriamo che il 15 il TAR si esprime e dice chi ha torto e chi ha ragione, se ha sbagliato la commissione o no. Quindi certo, poi, perché non perché, c'è la neve, ma se no è una bella scelta lì, né il CDA né i soci hanno. Un attimo, leggiamo: sono un cittadino di Valle Castellana, il consigliere Giovannini cosa farà dopo il referendum? Perché non si dimette prima del referendum senza approfittare della posizione? Ricopri come. Vabbè, questo è la pensa come Italo Terrigis. No, quel cittadino, perché quando uno dice afferma una cosa, mette nome e cognome, indirizzo, codice fiscale. Ci può stare, ci può io stare. L'ho detto, lui ci ha messo la faccia. Io vorrei dire un'altra cosa, scusami Giovannini. Io voglio dire questo, ho capito questo io in questa situazione. Che abbiamo capito? In tanti anni, no? Io sono amante di montagne, ci sono nato, ci vivo tuttora. Io vive a macchia da sole. A macchia da sole. Lavoravo alla mattina alle 5 mi alzo, sono in pensione. Allora, cari signori del parco, della regione Abruzzo, della provincia di Teramo, beh, io ho capito che state facendo di tutto perché noi dovremmo andare tutti via, ci volete cacciare da montagna. Ha detto. Beh, allora signori, ve lo potete scordare, saremo molto battaglieri e vi creeremo tanti problemi. Problemi? Sì. No. Problemi, no, non problemi, non problemi, minacce, perché io ho capito questo, adesso certi tipi di lavori in montagna si potevano fare, non li hanno fatti appunto perché questi enti hanno captato questa situazione del referendum e allora si sono bloccati, che fa? Il territorio se ne passa ad Ascoli e io i soldi mi mantengo. Addirittura? Perché parecchi lavori si potevano fare ed è appunto è successo proprio questo. Che colpa è loro che non si fanno i lavori adesso? No, colpa non loro. Non è colpa vostra. Non è colpa vostra. Hanno detto questo. Noi siamo arrivati a questo proprio perché non c'erano questi investimenti. Esatto. Magari se ci fossero stati investimenti e servizi. Ogni cosa poi dà una lettura. E noi servizi avessimo avuto tutto quello che ci serviva, non credo che ci fossimo messi. Voi siete tutti di Valle Castello. Vabbè, Macchia da Sole, Ceraso, Villafranca. No, tu sei di Valle Castellana, che sei di Villafranca? Io sono da Villafranca. La famiglia è vabbè, stata. Vabbè, sei da... C'ho pure i beni a Valle Castellana, che posso fare? Sei ricco, perciò non hai problemi. Ce l'ho ringraziando Dio, perché deve avere problemi? Beh, prima abbiamo detto anche, stavamo dicendo dell'economia, vabbè, il commercio è... Che, leggiamo quest'altro messaggio, la Regione Abruzzo quindi non ha proprio interesse sul parco, Valle Castellana quindi ha pieno diritto di poter decidere e cambiare territorio di appartenenza, la politica non ha sensibilità soprattutto per questi bei luoghi montani. Adesso, se non è, io spero che ce l'abbia interesse, però non ho sentito tante dichiarazioni e quindi sembrerebbe non averne,
sul comune di Valle Castellana, mi sembra clamoroso, però l'economia che c'è adesso a Valle Castellana qual è? Allora, la principale attività economica riguarda soprattutto l'allevamento. Noi abbiamo nella loro zona 4 pastori, 4 nella zona di San Vito Villafranca, abbiamo 6-7 pastori, diciamo 15 quindi pastori. L'allevamento un po' resiste. Un allevamento resiste, sono soprattutto pecore, sì. E abbiamo un allevamento di capre molto importante in frazione Petralta, una famiglia che gestisce pecore e capre che ha subito grandissimi danni dal terremoto. In questo la regione, lo Stato diciamo, ha sostenuto grandiosamente gli allevatori, per almeno ha percepito sensibilmente questa quindi difficoltà. Quindi non è mancata la regione. Da questo punto di vista, da un punto di vista degli allevatori, assolutamente non è mancato, intervenendo immediatamente con le stalle provvisorie, con dei sostegni economici che è piuttosto importanti e consistenti. Si basa principalmente su questa attività, quella dell'allevamento, naturalmente non è stata mai qualificata, potenziata, non è mai stata mai data un'identità. Per questo l'amministrazione Valle Castellana ha fatto partire un progetto di filiera corta che ha percepito un finanziamento regionale tramite 8 allevatori di 400.000 euro molto consistente e stiamo procedendo alla realizzazione del marchio di denominazione comunale. Questo per creare l'identità Valle Castellana che soprattutto riguarda la castagna e riguarda il formaggio e i derivati del pecorino, eccetera. Altra grande economia è quella dei taglialegna, diciamo, coloro che producono legname, più che altro da ardere, taglio del bosco, dei boscaioli. Loro vivono una grandissima difficoltà. Questo lo diceva giustamente Italo, sia per quanto riguarda la gestione delle amministrazioni separate, che sono oggi un po' anacronistiche, diciamo, non sposano più quella realtà per la quale sono nate, ma soprattutto perché quando devono realizzare progetti per il taglio e soprattutto il reperimento del materiale del legname e quindi attraversare i boschi, 90 volte su 100 prendono una denuncia penale perché la forestale fa giustamente rispettare le leggi dello Stato che sono molto restrittive e si sposano malissimo con la realtà del territorio, perché al parco piacerebbe vedere ancora raccogliere la legna a dorso di mulo, ma naturalmente è antieconomico oggi poter fare questo, quindi meccanizzare il processo di raccolta della legna che renderebbe... E consentire a loro di... poter accedere. Almeno dargli possibilità di renderlo un po' più meccanico e soprattutto meno gravoso per il lavoro che fanno veramente con tanta difficoltà. Perché sennò si deve andare sempre con i muli? Sempre con i muli e anche a loro restringono il taglio del legname. Sì, abbiamo consumato anche quest'altra nostra tranche di trasmissione. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo l'ultimo spazio con voi, ma 20-25 minuti, quindi abbiamo ancora parecchi minuti per continuare a parlare di Valle Castellana e del referendum, ma tra poco pubblicità e torniamo subito. Eccoci che rientriamo. Allora, stavo chiedendo durante la trasmissione parallela, quella che voi non vedete mentre va la pubblicità, al sindaco, che prima lo stavamo dicendo, ci sono dei soldi da investire, messi a bilancio ovviamente. Chiaro. Quanto costerà il referendum? 8.000 euro circa costa, è quello che... A cosa servono questi? Servono a pagare gli scrutatori, a fare le stampe, perché a pagare il personale. Perché non è una cadenza regolare di votazioni. A stampare manifesti, a pagare il personale che deve fare lavoro supplementare questa durante il periodo campagna... festivo. Referendaria, cioè i comizi che fate. Beh, comizio, nel senso la campagna è un referendum. Lo fa il comitato. Il comitato ha il compito di. Faranno degli incontri, non so come si fa. Solitamente si fa. Nelle nostre frazioni. Cioè non è che ci manca tanto, Febbraio e marzo. Due mesi scorsi. Due mesi. L'8 marzo. Questo è il compito del comitato. Divulgare, dare informazione, fare degli opuscoli, informare, parlare con le persone e poi le persone decidono. Allora, gli aventi diritto al voto sono 1070. 1070, sì. Quanti ve ne aspettate che vadano a votare? Perché c'è anche il problema quorum, no? Sì. Vero? Sì. Bisogna raggiungerlo il 50% più uno. Sì. Confidate nel... Noi confidiamo nel... anche perché... Alle ultime votazioni, quando è stato eletto Camillo D'Angelo, quanta gente ha votato? Alle comunali? Alle comunali. 768. Però le comunali sono sentitissime, ovviamente. 768. Ma poi questo è sentito? Ci credo. Questo è un passo che non è giusto passo. Però magari la tattica di quelli che dicono no è di non andare a votare. Certo. Però... Ma pure una volta ci fu un'elezione del sindaco a Valle Castellana, fu... Una lista sola vinse, la maggioranza andò a votare.
anche perché lì bisogna raggiungere il quorum uguale. Sì. Io comunque voglio fare un appello a dire che le persone debbano andare comunque a votare, perché per me il referendum è uno strumento di democrazia diretta che è stato previsto dal nostro ordinamento e che è l'unico strumento che dà la possibilità ai cittadini di esprimere la propria opinione. E il non andare a votare, secondo me, è un dire: cerco una via secondaria per cercare di non far vincere, perché ho paura che magari vince il sì, quindi io cerco di non andare a votare. Questa cosa è una cosa brutta all'italiana, spesso si è usata questo stratagemma, sì, 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 ma se si è convinti che la popolazione non voglia rimanere, si può benissimo andare a votare no, e anzi sarebbe una dimostrazione che ci siamo sbagliati e noi andremo... Cioè, poi il quesito è che chi vota sì vuole il passaggio, certo, alla Regione Marche, chi vota no... votano al passaggio vuole passare, no? No, come dice, vuoi abrogare, non è, esatto, è semplice. Inoltre voglio fare un appello perché, cioè, questa occasione è unica, cioè è un'occasione storica che si è raggiunta dopo tanti anni che si è tentato di raggiungere. E quindi, ma perché le altre volte non ci si era provato, no, con convinzione? No, non ci siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, non sono andate avanti. Comunque, se tu, scusami, vuoi finire? No. Lui dice, ha giusta ragione, sta facendo l'appello per andare votare. Lei faccia il suo appello. Andare a votare, è giusto che lo faccia, sì. Però io dico questo, non andate a votare, perché sono convinto di quello che dico. Non andate a votare perché tanto il quorum... Che è la tattica del no. Non lo raggiungeranno il quorum, perché loro dicono quello che vogliono dire... Però no, il cuore. 760 hanno votato. Sì, però 400, l'ultima votazione 450. Quali votazioni? Le politiche? Le regionali. Le regionali. 400? 400, quanto sono state? 400. Che periodo era, però? Però era. L'anno scorso. No, il mese, lì è importante febbraio. Il mese. Febbraio. 14 febbraio. Noi andiamo a votare in marzo, però il problema è questo. Io dico, voglio fare un piccolo dipende riassunto. Se nevica o no, però 8 marzo non dovrebbe. Beh, la festa della donna. Allora, certo. Posso fare un piccolo riassunto? Allora, io voglio rivolgermi... Dipende, abbiamo 20 minuti, voglio rivolgermi, no, voglio rivolgermi nuovamente alla Regione Abruzzo, alla provincia e al parco. Perché che comunque gli vogliamo il dire? Nostro territorio, nel 1860, l'Unità d'Italia, eravamo 12.000 abitanti. Il comune di Valle Castellana? Sì, 12.000 abitanti. Negli anni 60 eravamo 6.100. Vabbè, ma la montagna si allora io dico alla Regione Abruzzo, alla provincia, ma che cosa ci state a fare? Il territorio più bello, uno dei territori più belli del teramano, un'ora, mare e monti, quando arrivano i turisti si mettono a piangere, si vergognano. Che il problema, ma è, si dovrebbero vergognare, è vero loro. I servizi, le strade, le bellezze, però se poi non c'è economia è chiaro. Ma non che c'è economia, il bar, ma, ad esempio, va a lavorare o a Ascoli o a Teramo. Sì, però a Macchia da Sole c'era un bar ristorante, ha dovuto chiudere perché purtroppo le tasse sono quelle che, andiamo al discorso che abbiamo fatto prima, che al margine c'è la quantità. Poi ci sono altre strutture ricettive, comunque ristoranti a Valle Castellana. Valle Castellana sì, ma Macchia da Sole non ci sta niente, perché è un paese di passaggio. Macchia da Sole c'era, è vero. E c'era, ma è finito, cioè non ci sta più. Però so che ci sono dei ragazzi che hanno un panificio. Sì, sì, è un panificio. Due giovani, una coppia, sì. Giusto? Poi un altro adesso ha aperto. Beh, questi sono bei segnali. Comunque. Ha aperto un signore suo, ha aperto dopo Macchia da Sole, una fattoria didattica dove puoi prendere qualcosa. In questo senso Valle Castellani, il centro un po' più grande, più vicino a Ascoli, qualche attività in più c'è? No, faccio un po'. Prego, sì, più semplice. Sono attività che vanno dal Ascoli-Piceno, una lungo il lago, una al capoluogo di Valle Castellana, poi ci sta un'altra attività. Questo che cos'è? Sono ristoranti bar, chiaramente. Vabbè, non identifico, non diciamo evitare nome, alcuni pubblicità. Li conosciamo benissimo. Però il dato in questi ultimi due anni è che noi siamo riusciti a far aprire, perché questo che signore, che possiamo anche dirlo, Toscani Domenico Antonio, ha aperto una fattoria sociale con tante difficoltà contro il parco e con la sovrintendenza, noi siamo riusciti a svincolare tutto con un'attività tecnica di uffici veramente incredibile. Questo dove sta questa attività? Sta Macchia da Sole, poco proprio dopo la frazione, ha aperto una fattoria sociale molto importante, sia da un punto di vista turistico che didattico, che, ripeto, sociale.
Non solo, abbiamo riaperto dopo 15 anni di chiusura l'ostello di Lofara, dandolo al CAI, che ogni settimana apre la struttura e la accoglie e la riapre su richiesta di un turista o un passante con una semplice telefonata. Altro dato, siamo riusciti a dare in affitto una scuola che era stata ristrutturata con fondi regionali e era in uso a un'associazione locale, quindi diciamo apriva una volta l'anno durante una festa, invece adesso è aperta, utilizzata e rifunzionante. Quindi abbiamo creato 3 nuove attività che, se le consideriamo a livello percentuale, sono sulle 12, sono il 30% in più. Quindi questo, ripeto, in pochissimo tempo, in maniera molto contestata, perché spesso abbiamo tolto quello status quo delle cose che piace spesso alle persone di montagna. Quindi questa nostra attività ha realizzato nuove opportunità, sia turistiche che economiche che di lavoro. Questa è un'attività che, da sottolineare, fatta unicamente dal comune, e su questo forse gli enti sovracomunali mancano. Ma un altro messaggio: ma il sindaco andrà a votare, vorrei sapere anche le motivazioni della risposta. Certo che vado a votare. Le motivazioni della risposta, se va a votare o cosa voterà. Abbiamo detto già ribadito di non dirlo, ma di nuovo che non lo dirà. Ma non lo diciamo per scelta, non è che potrei dirlo però dopo. Va a votare. Potrei dirlo dopo, ma certo. Va a votare, ma come la vede la storia del quorum? È facilmente raggiungibile? Allora, secondo Giovannini e Caponi sì. Io non commento, non faccio commenti previsionali, ma riporto i dati. All'epoca, quando abbiamo votato, c'erano 912 eventi diretti al voto locali e oltre 200 dell'AIRE. Oggi da 912 siamo scesi a 760 dopo soli 2 anni. Le cause naturalmente si conoscono, non le stiamo a ribadire, e sono rimasti invariati il numero dell'AIRE. Quindi naturalmente questi dati potrebbero generare anche una falsificazione di quella che è la realtà popolare, della realtà di coloro che realmente risiedono a Valle Castellana. È chiaro che non ci possiamo fare una previsione oggi che possa sposare le regionali, le politiche, le comunali, perché se guardiamo le politiche, le comunali, sicuramente sono l'anagrafe italiana residente all'estero. Possono votare all'estero per il referendum? Devono tornare. Sì. Chiaramente se guardiamo le comunali, il quorum è più che raggiunto, se guardiamo tutte le altre elezioni non viene mai raggiunto. Non saprei diciamo associare. Poi si voterà solo a Valle Castellana? Si vota i seggi solo due e solo al capoluogo. Due, solo al capoluogo. Scuola di Valle Castellana. Vabbè, due seggi solo a Valle Castellana. Due seggi soli storicamente dal 90. E sono quelli 2002. Soliti? Sì, solito, dal 2002. Già parecchi anni questo. Dal 2002. Sono i seggi soliti. Naturalmente non saprei associare a quale elezioni. Le ho fatto quella domanda perché in una precedente intervista aveva detto che lui non sarebbe andato a votare. Io non ho mai detto a nessuno che non sarei andato a votare, non ho mai detto che non sarei andato a votare. Questo telespettatore. Sono andato, sono andato a votare da quando ho diritto al voto, quindi da 18 anni a 19 anni a questa parte. Sempre andato. Sempre. In tutte le consultazioni elettorali, anche il referendum. A meno che adesso non fa lo scoop e ci posta l'immagine della sua dichiarazione che non sarebbe andato a votare. Magari, se la posta, volentieri, però lei non l'ha dichiarato. Sono certo, quindi non ho alcun problema, perché sono sempre andato a votare e ci andrò a votare, l'ho detto, lo farò, quindi non è che c'è bisogno che lo ribadisce con i messaggi, assolutamente non esiste problema. Ma per una ma sa chi è? No. Ma non mi interessa nemmeno chi è, perché nel senso, è una domanda anche sciocca. Comunque. Quindi poter associare i risultati del quorum a altre elezioni è difficile. Non è facile, è improbabile. Perché questa è veramente la prima volta. È la prima volta, esatto. Magari anche sentito, perché... No, noi questo argomento dell'aire stiamo anche affrontando, perché in che effettivamente termini? È un peso. E abbiamo cercato di contattare, a qualcuno ci ha promesso che... Ha detto tornate che facciamo che bella per darci una mano. Perché effettivamente è un peso questo che... Scusi Caponi, leggiamo quest'altro... Chi vuole rimanere in Abruzzo o non va a votare o vota no, se va a votare aiuta il sì, perché quelli che vogliono andare nelle Marche andranno tutti. Non bisogna andare, vabbè, questo la pensa come Italo De Remigis, è la tattica del no, sentendosi magari un po' nell'angolo e di non andare a votare per non raggiungere però il quorum. Io la voglio anche mettere in questi termini, facendo in questo modo... Quorum 25-30%. Cioè, se fossimo andati... Questa ce la dobbiamo segnare per vedere se poi... Se si ragiona in questo modo, vuol dire che le persone vogliono andare contro la maggioranza, cioè nel senso lottare. Sai che c'è? Cioè, perché magari io, se non si raggiungesse il quorum, diciamo per un 1%, sì, ma e andassimo a contare i voti e in quel 49% ci fossero
tutte le persone che fossero realmente dicono tutte sì, cioè un 99% di sì, vorrebbe dire che considerando questo peso dell'aere, in realtà la maggioranza delle persone, poi... la maggioranza delle persone che realmente vive sul territorio voleva sai passare però, nelle Marche. Presidente Caponi, il problema è che questo è come tra virgolette, perché puoi parlare di guerra in questi casi. Però diciamo che quando uno vuole centrare un obiettivo, ecco, anche nel calcio facciamo, nel basket, no, vabbè, gioco male, però porto a casa il risultato. La tattica del no adesso è quella. Fa parte della democrazia, non è una cosa che ci può stare. Ecco, nell'ottica. Capisco che idealmente è più giusto quello che dice lei. No, andiamo a votare e vediamo chi vince. Comunità, però. Cioè. Ma le leggi sono in Italia, perché tu vai lì, tu per esempio prendi all'aereo per essere una residenza. Lei dice toglierebbe il quorum? No, il quorum non diventa il quorum, vorrebbe togliere le leggi, però fanno come la politica, fa come conviene a loro, non è che fa per il popolo, cioè la politica viene quello che fa. Il popolo viene dopo la politica, quindi non è quello. Però diciamo, per esempio, se ci fosse stata la possibilità dell'AIRE, tu mandi la cartella e votare in ambasciata, come si può fare con altre votazioni tipo alle Camere. Il nazionale. Sono le politiche, vero? Questo, le politiche, questo non è un referendum abrogativo, no, questa è una consultazione. Sì. Quindi diciamo. Ecco, questo è una cosa che mi scusi se la interrompo, gli ho chiesto anche prima, fuori, così lo diciamo anche a beneficio dei telespettatori. Se vince il sì, che succede? Cioè non è consultivo, si va verso poi il trasferimento del comune di Valle Castellana, lo decidete, nel senso il referendum è, dopo il Roma che è vincolante. Dopo va a Roma e decide, come ha deciso andate no, a votare. Ma possono tornare indietro, cioè, vedono i risultati. Cioè. Tornare indietro comunque ci vorrebbero delle motivazioni valide, nel senso, poi andare anche contro una votazione popolare. Valle Castellana scivola nelle Marche. No, vince chi è 50 più uno che vanno a votare, noi sì. No, dico, se dovesse vincere il sì. Poi in Italia c'è sempre la possibilità di blocchi burocratici, ma la via sarà quella. Nel giro di voi stavate anni. Facendo l'esempio, sempre prima dell'inizio, del caso di un comune in provincia di Pesaro? Sì, i comuni a Valmarecchia qualche anno fa hanno fatto il referendum, lì erano diversi comuni d'accordo tra diversi. Loro. Sì, erano sette comuni, mi pare. Se ne sono andati in massa. Che loro riversavano come noi, naturalmente, geograficamente, verso l'Emilia Romagna. E hanno fatto il referendum e sono passati nella regione al di sotto Emilia Romagna. Sono disoppenditi. No, a me dispiace che se ne va il territorio, però. Vabbè, ma il territorio rimane sempre lì e non se ne va. In effetti il territorio non c'è. Se poi volete venire da noi vi accoglieremo. Cioè non ce l'abbiamo né con gli abruzzesi, cioè l'ho detto prima, non ne faccio una questione di essere marchigiano, è una questione solo di vivere tutti i giorni il territorio e avere dei servizi per poter continuare a vivere in quel territorio che purtroppo. E siete convinti di averli meglio al di là dei collegamenti che insomma è più vicino, quello va da sé. Beh, io direi, cioè vi hanno promesso qualcosa nella regione, non vi preoccupate poi qui. Guarda, prendiamo il caso di Remigius, la Marche, il Salinello, no? Salinello, diciamo, come noi abbiamo detto, ripartiamo sempre lì, Valle Castellana 18, da Ascoli e 40 da Teno. Sì. Se noi prendiamo la macchia da sole, cioè il Salinello, macchia da sole, c'è un cartello, c'è scritto Valle Castellana, cioè Fermo 25, Ascoli 25. Ah, stai a metà. Sì, però la strada per andare ad Ascoli è in salita. No, è preistoria. Ma pure noi da Valle Castellana per andare a Terno bisogna fare oltre mille chilometri. Sì, ma quella di San Vito non è meno, almeno lì c'è una parvenza d'asfalto, non la parte. Ma perché quei poveracci che da Morice venivano in Valle Castellana, da Pietralde venivano in Valle Castellana, come fa? Vabbè, insomma, Giovanni, senti, il problema è questo. Ma aspettiamo, noi abbiamo già parlato, già sappiamo. Fermo restando che io rimango del parere che tu ti dovresti dimettere. Per essere una persona seria, ti dovresti dimettere perché non sei onesto intellettualmente. Perché non lo dovevi fare come cittadino. Allora io ti avrei cacciato il cappello. Ho provato come cittadino. Aspetta, allora adesso. Io come cittadino ci ho provato. Di cui c'è. Allora ti sei candidato, hai abusato della politica per fare il referendum. No, per fare queste cose. Cioè. Anche un'amministrazione che fa sto passo, non è che puoi fare un referendum così a buio. Ma tu sei convinto che la gente che ti ha messo le firme, quella gente andrà a votare?
Vedi che ti sbagli di grosso. Ah, no. Non vota a me. Ma non è che vota a te. Vota a loro, vota a se stesso. Va al referendum. Perché l'avrebbe messo le firme? Perché magari le mette poi dopo. Così, perché è consigliere comunale. Cioè, no, io pure, no, è un cittadino normale. Questo processo di sto referendum non è nato a Valle Castellana. Sto comitato, una volta, quando io ero presidente del comitato nel 2012... È nato nel 2012 il comitato? Sì, 2012-13, con la Val Vibrata. Capito? È nato con la Val Vibrata. Quindi è nato con la Val Vibrata, con un movimento che si chiama MAP, Movimento Autonomo Piceno. Si doveva creare sto Marcuzzo, Marco sì, Abruzzo. Sì. Non è stato mai... Cioè, la politica non ha voluto mai fare sto Marcuzzo. Cioè, come il 118, noi abbiamo fatto una delibera di consiglio all'Abruzzo. Per il 118? No, 118 la sanità fa una convenzione. Non è stato fatto. Sto Marcuzzo, niente. Quell'altro, niente. Che deve fare il popolo? Un'altra soluzione. Se non ci sono servizi. E quindi si va. L'8 marzo si vota. Perché io che sto. Io perché devo. Un altro messaggio a livello di tassazione contributivo: quali saranno i vantaggi per i cittadini di Valle Castellana? Beh, in tassazioni più o meno... Sono quelle cioè, dello Stato. Il vantaggio... Le Marche non è una regione autonoma, è uno statuto. No, cioè, uno dei vantaggi sui quali anche crediamo è che la vicinanza con una città come Ascoli, che ha una macchina amministrativa molto più forte di quella di un comune piccolo come il nostro, sì. La vicinanza con questo può portare nel momento in cui entrassimo nel loro territorio a una possibilità di convergenza dei servizi di trasporto, magari i rifiuti e quindi o anche di tecnici per il comune, che una convergenza può portare a un maggior risparmio per il nostro comune, anche ad esempio le semplici trasferte dei consiglieri o dei tecnici. Devo chiamare un tecnico da Teramo, devo pagare comunque il trasporto, 40 km contro 20, comunque avrò un dimezzamento di questi costi. Oltre che i trasporti, ad esempio, essendo comunque di confine, si potrebbero integrare i trasporti, come ad esempio da San Martino, Morrice, si potrebbe fare un unico giro, o Casteltrosino, che è a confine con il nostro comune, lo stesso, si potrebbe integrare questi servizi e quindi avere magari un migliore servizio. Da questo punto di vista penso che potremmo avere dei risparmi o un miglioramento del servizio. Questo per rispondere. Ma poi ci portate anche alla residenza ad Ascoli se vincete? No, noi siamo di Valle Castellana. Questo c'è solo da precisare, perché ci circola una voce che Valle Castellana il comune viene tolto. Se noi passiamo nelle Marche, Tolgono comune, appena vedono il sindaco, lei il comune non viene una fusione col comune di Ascoli. Questo qua soltanto rimane un comune come Acquasanta, un comune che Teramane diventa un comune a Ascoli. Ecco, anziché avere un comune a secondo me, come diceva prima il presidente del comitato, avere un comune grande come Torricelle, Cacciatera, un comune grande quindi ha dei vantaggi anche economici. Quindi a noi avere un comune Ascoli più vicino, poi dei servizi, condividere dei servizi, fare delle convenzioni con dei servizi, avere una propria spendere più sia per il comune di Valle Castellana sia per il popolo di Valle Castellana. Quindi, come dicevamo prima, se noi andiamo a Ascoli ci costa un euro a chilometro, ci costa 20 euro. Insomma, sentiamo dal punto di vista del sindaco, no? Se si immagina poi dovesse vincere il sì. La battaglia che faccio io personalmente in zona amministrazione è quella a favore dei cittadini di Valle Castellana. Noi stiamo facendo tutte attività politiche a favore dei residenti di Valle Castellana. Quindi, se sono in provincia di Teramo, in provincia di Ascoli, poco cambia. Il discorso qual è? Che la mia attività attuale è quella di pensare al territorio di Valle Castellana, naturalmente di conseguenza, a seconda dei vantaggi che trovo da una parte e dall'altra, come sempre faccio, cerco di prendere il meglio per portare quanti... Pensa di trovarne di più nelle Marche? Francamente non ho mai studiato la situazione marchigiana, ci ho studiato, quindi conosco bene le Marche, ci sono stato 5 anni, quindi so bene come sono le Marche. Non mi sono mai concentrato sulle differenze e sui vantaggi, naturalmente ascolto le varie ipotesi. Rimango dell'idea che la differenza la fa l'attività dell'amministrazione comunale. Sì. Se invece dovesse andare male, fate gli scongiuri, tutto quello, che farete? Accetteremo il risultato. Accetteremo il risultato. Questa è l'ultima possibilità. Questa è
cioè è unica. È l'unica ed ultima. Ma anche perché dovremmo passare, credo, 5 anni per poter poi riprovarci. Poi non credo che ci sia qualche altro coraggioso che possa ricominciare tutta la storia. Perché è stato anche un lungo lavoro per voi, sì, vero? Cioè, è partita nel 2011 la cosa con la raccolta firme e le varie richieste per poter raggiungere la... E poi le motivazioni, giusto, sono state fondamentali. Sì, come abbiamo detto prima. Okay, un altro messaggio, scusate. Giovannini, ma le domande alla forestale per i tagli boschivi per noi che viviamo a Teramo e che operiamo a Valle Castellana, ci vai tu a farcele ad Ascoli? Sì. Sì, ci va Giovannini. Qual è il problema? Se serve. Se serve. Giusto. La risposta è giusta. Ci sarà una persona a Ascoli che cura il taglio boschivo? Non credo che Ascoli manca i tecnici per fare queste pratiche boschive, non credo. Esiste. C'è a Cosanta. Anche loro qualche bosco ce l'hanno. Cioè. No, a Cosanta. Beh. San Martino stai convinto con Morice, quindi là ci sarà la forestale, ci sarà chi taglia il bosco, ci sarà... anzi, io so che parecchie persone che vanno di Morice per tanto che tagli i boschi, fanno il taglio bosco verso San Martino, Acqua Santa, la zona di là. Va bene, comunque. 2 minuti alla fine, allora, sì, io dico la mia, diciamo l'ultima. Io l'appello, quasi l'appello al voto. Non perché ho contro di voi, per carità, io rimango fermo su questa posizione. La mia gente non andrà a votare, la Valle del Sainello, Leo Fara, tante altre persone, là dove posso influire, influisco pure, non me ne vogliate, ma io non vedo la necessità di passare Ascoli, vedo più un lottare contro la nostra regione. Non dobbiamo uscire fuori, non dobbiamo spaccare questo comune, perché come ho detto prima, i nostri padri si rigirano nella tomba, cioè siamo stati sempre lì, uniti, insieme, combattiamo insieme con la regione Abruzzo, andiamo alla provincia, facciamo casino, quello sì si doveva fare, ma arrivare a portare un comune che da 1300 esiste fuori dalla regione Abruzzo, con tutte le colpe che ha la regione Abruzzo, provincia, parco e regione, sono da decapitare. Per quello che hanno fatto, sì, perché hanno fatto scomparire la montagna teramana, il posto più bello, un'ora mare e monti. Chi ce l'ha questo territorio? Chi? Questo è l'appello di Italo De Remigis, Biagio Capone. Il mio appello naturalmente. De Remigis sindaco, e qua che abbiamo i tifosi stasera. Il mio appello naturalmente. De Remigis sindaco mai. È quello di. Scusi, Caponi, grande papà, Italo De Remigis, sempre in prima fila per tua sorella Serena. E qua abbiamo proprio i parenti. Mia figlia. La figlia, la figlia, primi nipote, adesso la figlia. No, vabbè, il mio appello è quello di andare a votare perché appunto è un'opportunità unica che non si ripeterà mai più e diamo anche un segnale che il comune di Valle Castellana può essere compatto e può dire sì una volta. Noi vogliamo essere protagonisti del nostro territorio e decidere del nostro futuro, che spero sia, che nelle mie intenzioni, nel caso di vittoria, sarà migliore. Facciamo chiudere il sindaco. Io faccio un appello invece alle istituzioni nazionali e regionali, perché qua registro questa sera, ma non solo questa sera, il grande fallimento della politica verso le aree interne. Sono d'accordo. A tutti i livelli. Va bene. Sì. Grazie a Italo De Remigis, a Camillo D'Angelo, il sindaco di Valle Castellana, a Biagio Caponi e a Giulio Giovannini per essere stati qui con noi questa sera e ci hanno permesso, adesso al di là del referendum, sì o no, di parlare delle nostre aree interne, della nostra montagna. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Arrivederci, noi se lo vorrete ci vedremo anche venerdì prossimo. Buona serata.